Iafolla, il capitano dello Spinaceto, partita combattuta quest'oggi, è arrivata la sconfitta. Sì, è arrivata la sconfitta per un'occasione sfortunata, perché da calcio d'angolo direttamente hanno fatto gol senza che nessuno la toccasse. Pali, traverse, ribattute del portiere, ci ha detto male, però le occasioni le abbiamo create, ci siamo difesi bene, poi un campo abbastanza ostico, quindi non ci va bene il risultato, però insomma la squadra ha risposto abbastanza bene dopo le ultime prestazioni. Diciamo che complica un po' l'obiettivo playoff questa sconfitta. Più che guardare playoff, al momento conviene guardare sotto, perché per com'è la classifica poi uno pensa, fa programmi, però bisogna vedere poi dove sei in classifica, quindi conviene guardarci sotto più che sopra al momento. Siamo con Crepaldi, vittoria importantissima quest'oggi. Sì, mancava da tanto e ora ce la gustiamo anche, devo essere sincero. Un 1-0 sofferto, però abbiamo difeso bene, dai. Mancava il bomber, quindi è andata bene così, l'1-0 ce lo teniamo stretto e 3 punti a casa. Appunto, questa vittoria di oggi certifica forse che questo Buonaonda non è tanto poi dei giudici dipendente? No, cioè sicuramente facciamo un po' più fatica a segnare, questo sicuramente sì, anche perché lui ne ha fatti tanti, quindi. Però no, non siamo Gianluca dipendente, non siamo nessuno dipendente, non è Crepaldi dipendente, Lorello dipendente, Margari dipendente che era squalificato anche lui, quindi ce la possiamo giocare con tutti e con tutti.